C'è un patto tra Dio Padre e Gesù Cristo. E noi, essendo Gesù Cristo in qualità di rappresentante della nuova umanità, in qualità del nuovo Adamo, in qualità di funzione di rappresentante di questo popolo nuovo che è la Chiesa, il nuovo popolo di Dio, appunto il nuovo Israele. Quindi lui è il nostro rappresentante. Ecco che iniziano a prendere vita alcuni passaggi un po' oscuri nelle lettere anche pauline, dove ci viene detto che noi siamo incorporati in Cristo, che noi abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, Efesini 1:3. È tutto in funzione di questo nuovo Adamo, di questo nuovo capostipite di una razza nuova, eletta, sacerdotale, regale. Quindi noi, non per i meriti nostri, ma per l'incorporazione in Cristo, noi beneficiamo di questa alleanza che è indistruttibile, perché Dio Padre non la fa con l'uomo decaduto, ma la fa con l'uomo nuovo Gesù Cristo. E noi, per la sua grazia, per il nostro essere incorporati in Lui, abbiamo i benefici, ovviamente, e siamo, come dice l'Apostolo Paolo, e ho concluso, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Gesù Cristo è nostro fratello maggiore. Gesù Cristo è il nostro rappresentante davanti al Padre, il nostro paracleto, avvocato presso il Padre. È colui che ci inserisce nella famiglia di Dio, ci inserisce nel cuore del Padre e ci introduce nella vita trinitaria per lo Spirito Santo. Quindi suggellati, il suggello è qualcosa di indistruttibile. Questa nuova ed eterna alleanza stipulata con il Figlio suo, che è vero Dio, vero uomo, quindi come rappresentante della razza umana. Tanto è vero che è detto di lui che lui è un primogenito fra molti fratelli. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui è il primo, lui è la primizia della risurrezione, è il prototokos in Colossesi capitolo 1, quindi è proprio il capostipite, colui che ha preeminenza. Prototokos non vuol dire solo primogenito, vuol dire proprio il capo, hai capito, di questo nuovo popolo redento, di questo popolo veramente di Dio che siamo noi. Quale benedizione!